vabbè, lui è fantastico. Ivan Tagliani. Ciao Ivan. Ciao, piacere. Fantastico, perché tu hai fatto queste bellissime, a proposito di grande bellezza, composizioni floreali. Tu sei un hairstylist, giusto? Giusto. Sono contento che sono piaciute. Beh, a chi non... Penso che nessuno... Non, chi può dire che non chi siano brutte, insomma. Loro sono bellissime, ma le composizioni sono fantastiche. La base era molto importante, quindi è stato anche facile lavorare su queste splendide ragazze che... Abbiamo usato questo gioco di brillanti, di fiori, per rendere una serata una grande bellezza. Creatività sì. Degli stylist italiani, Brescia capitale della cultura. Sì. E, beh, cosa dire, cosa ti porta a pensare, immaginare una creazione di questo tipo? Ma pensando alla grande bellezza, ogni anno cerchiamo di svolgere un lavoro diverso per rendere ogni anno qualcosa di unico. Quest'anno abbiamo pensato ai fiori, che sono comunque femminili e raccontano tantissimo, e secondo me diventa poi una grande bellezza, perché il fiore nella sua massima espressione diventa la grande bellezza. Abbiamo cercato di creare una sorta di acconciature, ma giocate tutte con questi fiori che si incrociano uno con l'altro, creando a mio avviso un effetto di quattro statue, quattro opere d'arte viventi che gironzolano in questa serata bellissima, questa serata della grande bellezza. Un volto noto, lui lo vediamo su tanti social, televisioni, un po' dappertutto, Stefano Cianci. Grazie, ciao. Lirico, cantante lirico. Ecco, innanzitutto, grande bellezza, insomma. Lirica italiana. E beh, cosa più dell'opera italiana esprime la bellezza nel mondo? Poi, nel mondo. Quindi è veramente la voce della bellezza. Assolutamente sì. Il canto della bellezza. So che tu sei molto, ma molto seguito. Ci puoi dire attualmente dove ti possiamo vedere, cosa stai facendo, insomma? Allora, io vabbè, come carriera ho cantato nei vari teatri d'Europa e quindi ho collaborato anche col Grande di Brescia. Adesso poi sono in un progetto, ho restaurato un antico palazzo di famiglia, che è la residenza nobile di Palazzo Facchi, in cui sto iniziando delle collaborazioni anche con altri artisti, non solo musicisti ma anche pittori, scultori, per una collaborazione artistica a 360 gradi. Bello. In cui appunto ho voluto creare un epicentro culturale e artistico. Massimo Boldi, la grande bellezza. Quella grande bellezza, eccola qua, sono loro. Ah, sono loro, no, io pensavo fossi tu. Io sono... Come no? Io sono particolare, diciamo che sono un grande simpatico. Allora Massimo, la grande bellezza questa sera, una bellissima serata. È bellissima serata, la grande bellezza è la vita che ci sorride, è la vita che scorre ed è la vita che noi abbiamo voluto. È con noi Benzoni Fabrizio, Azione. Questa sera tanti politici presente alla grande bellezza. Giustamente sì, perché è un evento che unisce l'arte, la cultura, ma anche l'imprenditoria e la politica in una serata di divertimento che però è promozione del Made in Italy. Produzione del Made in Italy, certo. Vogliamo ricordare tu di cosa ti occupi? So che fai tante cose che io non riesco a ricordarmele tutte. Tante cose, come deputato sono membro della Commissione Decima, quindi quella di attività produttive, commercio e turismo, che è quella che si occupa anche della legge di Made in Italy e della tutela delle grandi eccellenze italiane. Oggi di eccellenze ne abbiamo viste tante, sia per l'imprenditoria bresciana, che è quella che conosciamo, certo, ma anche l'arte e la cultura che oggi abbiamo visto rappresentate, e la promozione dell'arte e della cultura nel mondo sono una cosa fondamentale. Fine serata, finalmente l'abbiamo acchiappato, lui, il grandissimo Christian Raggi, l'ideatore, colui che ha pensato alla grande bellezza. Ciao Christian. Ciao, un grande piacere avervi qua con noi, siete fantastici. Ti vedo un po' provato, è stata una giornata un po' pesante, però devo dire che chiunque ha lasciato questa sala o sta andando via, gli rimane qualcosa nel cuore e ti ringrazio per quello che ci hai regalato. Ma a me questo fa molto piacere, sì, in effetti oggi la mia massima ambizione era riposare 5 minuti e non sono riuscito, ma letteralmente. Però ecco, l'importante è riuscire a far passare questo messaggio, insomma, di cui abbiamo parlato in serata, l'idea che
nella stessa sala, nello stesso contesto, insomma, si possono trovare persone appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dell'impresa, perché è da qui che può nascere un po' la nuova Italia. Quindi non quando ci si arrocca nel proprio settore, nel proprio orticello, ma quando si comunica, si interagisce tra persone e si creano idee nuove. Ed da Brescia, qua insieme al grande Cristian Raggi, Andrea Evans per TG Evans.